Buongiorno, sono giorni delicatissimi dal punto di vista della politica economica e voglio dedicare alcune lezioni per cercare di comprenderli nel modo più completo possibile. Cerchiamo un attimo di fare il punto, anche se non è semplicissimo. Ci siamo trovati di fronte un presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che in modo imprudente ha dichiarato che la Banca Centrale Europea non aveva intenzione di agire per ridurre lo spread tra i titoli di Stato dei suoi Paesi membri. Quando si parla di spread, si intende la differenza fra il rendimento dei titoli di Stato dei Paesi membri rispetto al rendimento del titolo di Stato considerato benchmark, cioè quel titolo di Stato a più basso rendimento perché viene percepito dai mercati come a più basso rischio di mancato pagamento, cioè i Bund tedeschi. Ora, il discorso di Christine Lagarde ha creato chiaramente una reazione importante non solo sul mercato dei titoli di Stato, ma anche sui mercati finanziari, generando grande instabilità e tendenze a speculare su i titoli di Stato a più alto rendimento per spingere ancora più in alto il rendimento di questi titoli di Stato, il che ha creato un allargamento dello spread che per quanto riguarda i BTP italiani e i Bund tedeschi ha raggiunto 320 punti base. È estremamente impressionante vedere i dati riferiti all'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi mediterranei, li vado a prendere, perché si vede esattamente in qualche modo una sorta di probabile nesso causa-effetto fra le dichiarazioni della presidentessa della Banca Centrale Europea e l'incremento dei rendimenti riferiti ai paesi che i mercati percepiscono maggior rischio. Ecco qui. Guardate. Vedete, qui abbiamo un periodo storico preso in considerazione che va dal gennaio 2020 agli ultimi giorni. Il valore dei rendimenti riferiti all'Italia è quello rosso. Vedete come il valore schizza alle stelle, sfiorando i 2,5 punti percentuale di rendimento, che si traduce in 320 punti base di distanza con i Bund tedeschi. Vedete che sono tutti quanti correlati anche i rendimenti della Grecia, del Portogallo e della Spagna. Vedete che in questo momento qui, siamo al 19 marzo, vi è poi una rapida discesa. Cosa succede in questo punto? Beh, succede che la BCE e la sua presidentessa sostanzialmente devono rimangiarsi le parole che per bocca della sua presidentessa erano state espresse qualche giorno prima. The European Central Bank is not here to close the spreads. E beh,
Il 19 marzo invece la European Central Bank lancia un programma di quantitative easing di 750 miliardi di euro volti all'acquisto non solo dei titoli di Stato, ma anche di altri asset per cercare di dare ossigeno alle economie europee, in cui nei giorni precedenti si era assistito anche a un incremento degli spread che avevano interessato la Francia e l'Olanda. Questo programma è un programma che si riferisce esattamente alla situazione di pandemia, di emergenza pandemica, tant'è che l'acronimo PEP sta per Pandemic Emergency Purchase Program. Questo è un tema di grande emergenza che alcuni economisti tuttavia considerano non semplicemente affrontabile attraverso una politica monetaria espansiva. Una politica monetaria espansiva abbiamo già iniziato a vedere che può essere caratterizzata da situazioni di trappola della liquidità. E secondo gli approcci keynesiani, questa situazione non può che essere affrontata da misure di politica fiscale espansiva. E qui sta il senso del recente articolo pubblicato sul Financial Times da l'ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che dice chiaramente che in una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, tenuto conto anche delle stime che la stessa Commissione europea ha effettuato in relazione alla potenziale perdita di prodotto interno lordo, che solo per il 2020 dovrebbe essere pari a un crollo del 5 per, di 5 punti percentuali, in questa situazione non si possa non considerare non si possa non considerare la necessità di monetizzare il debito pubblico, cioè di consentire politiche fiscali espansive. La relazione fra politiche monetarie espansive e politiche fiscali espansive, e cioè la monetizzazione del debito pubblico, è un tema su cui ritorneremo nelle prossime lezioni, ma vale la pena considerare sin da subito che le caratteristiche della Banca Centrale Europea sono tali per cui la Banca Centrale Europea dovrebbe essere assolutamente indipendente, non dovrebbe cioè poter fungere da prestatore di ultima istanza nei confronti degli Stati. Non dovrebbe cioè poter acquistare titoli di debito pubblico emessi dagli Stati membri dell'Unione Monetaria Europea nel momento in cui questi sono emessi. Può acquistarli solamente sul mercato secondario. Questo, tuttavia, è esattamente ciò che si dovrebbe fare se si vuole monetizzare il debito pubblico, cioè acquistare titoli sul mercato primario, un tema che sta facendo discutere molto i vari paesi membri dell'Unione Monetaria Europea e che sta conducendo ad uno stallo la discussione che è cominciata qualche giorno fa e che ha visto l'Italia rifiutare una modalità di aiuto dagli altri paesi membri, che prevede l'intervento della Banca Centrale Europea, ma prevede anche
una sorta di debito che poi dovrà essere pagato nel momento in cui il paese si troverà a superare l'emergenza coronavirus e in qualche modo ciò che mancherebbe nel processo di mediazione è l'emergere di un principio di solidarietà collettiva tra paesi che solo può costituire la base per la scelta di emettere dei bond a livello europeo, degli euro bond, che però comporterebbero quindi una sorta di condivisione del rischio da parte di tutti i paesi membri. Questa condivisione del rischio comporterebbe anche che quei paesi che oggi si trovano a pagare più bassi di interesse sui rendimenti dei propri titoli di debito pubblico, dovrebbero pagare sugli euro bond dei tassi di interesse superiori. Per esempio, la Germania, dai primi calcoli, dovrebbe pagare un punto percentuale in più di rendimento sui titoli di debito pubblico laddove questi titoli fossero emessi come euro bond, cioè bond europei. L'altro tema è che tipo di impiego si può fare con le risorse raccolte attraverso la monetizzazione eventuale dei titoli di debito pubblico europei. Alcuni paesi sostengono che dovrebbero essere solo risorse mirate ad interventi legati all'emergenza coronavirus, quindi limitate a spese di carattere sanitario farmacologico, altri paesi che sono poi quelli più colpiti dalla pandemia a livello europeo, fra il nostro in prima linea su questo, ritengono che invece sia più opportuno considerare anche le ripercussioni in altri settori economici della stessa pandemia. Ci troviamo comunque dal punto di vista della politica economica in una situazione in cui le funzioni della Banca Centrale Europea e gli assetti su cui è costruita l'Unione Monetaria Europea vengono di fatto messi in discussione. Per poter ragionare bene sulla funzione della Banca Centrale Europea e sul modo in cui questa funzione si è evoluta, in particolar modo sotto la presidenza Draghi, vediamo innanzitutto un piccolo documentario che è stato girato in occasione di alcune lezioni tenute dall'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, che si trovò nel 1992 a occupare questo importante ruolo istituzionale nel momento in cui la Banca Centrale Europea venne istituita con la firma del Trattato di Maastricht. Dopodiché faremo alcuni commenti e vedremo infine una importante lezione tenuta dallo stesso Mario Draghi, in cui Mario Draghi ripercorre le scelte difficili che ha dovuto effettuare durante la sua presidenza alla Banca Centrale Europea. È diventato la moneta corrente di molti, ma non tutti, gli stati membri dell'Unione Europea il 1 gennaio del 2002. Inizialmente 12 paesi aderenti all'Eurozona, cioè che adottano come propria moneta l'euro, sono diventati 17 a seguito di un lungo processo. Nel 1969 la Commissione europea presentò un primo rapporto che prefigurava il coordinamento e la convergenza delle politiche economiche e monetarie dell'allora Comunità economica europea.
Subito dopo venne a cadere quello che era noto come il sistema di Bretton Woods, l'equilibrio globale deciso dai paesi che avevano vinto la Seconda Guerra Mondiale, per evitare che nuove guerre potessero scoppiare per ragioni economiche. Uno dei pilastri del sistema di Bretton Woods era il tasso di cambio fisso di ogni moneta rispetto al dollaro, che costituiva la moneta centrale del sistema. Questo sistema crollò definitivamente il 15 agosto 1971, quando il presidente Nixon annunciò al mondo che non era più possibile convertire dollari con oro. La conseguenza di questo shock fu che i tassi di cambio delle varie monete iniziarono a fluttuare notevolmente, generando incertezza e instabilità. Nel 1979 venne quindi creato il sistema monetario europeo per impedire fluttuazioni eccessive tra le monete legate dall'ECU, una sorta di prefigurazione dell'euro. L'ECU, l'unità di valuta europea, era una misura di calcolo del valore delle monete europee, ma non esisteva come moneta utilizzabile per gli scambi. Gli stati che aderivano al sistema monetario europeo dovevano impegnarsi ad attuare politiche che limitassero le oscillazioni dei tassi di cambio. Nel 1989 venne elaborato il progetto per costruire l'Unione Economica e Monetaria Europea in tre fasi, secondo quanto previsto dalla Commissione guidata da Jacques Delors. Protagonisti della trattativa furono il cancelliere tedesco, il conservatore Helmut Kohl, e il presidente francese, il socialista François Mitterrand. Alcuni stati europei, però, sin dall'inizio non vollero aderire all'euro. E anche alcuni economisti criticavano il progetto per l'idea stessa o per il modo in cui era realizzato. I contrari erano guidati da Margaret Thatcher, primo ministro britannico, che candidamente spiegava come una più integrata comunità europea sarebbe stata più facilmente dominata dai tedeschi. I critici sostenevano che l'euro non poteva rispecchiare economie troppo diverse, con diverse politiche fiscali, diverse strutture finanziarie e produttive. Inoltre, secondo molti, sarebbe stato necessario affiancare l'integrazione economica a un'integrazione politica. Negli anni successivi, consapevoli della difficoltà di una unione monetaria senza unione politica, i fautori dell'euro decisero di vincolare le politiche dei paesi della futura eurozona a una serie di regole. Si tratta dei parametri di Maastricht del 1992, che verranno confermati nel patto di stabilità e crescita nel 1997. Tra le norme più importanti ci sono quella che impone agli Stati membri di avere un deficit, cioè spese pubbliche maggiori delle entrate, al massimo pari al 3% del prodotto interno lordo, il debito pubblico pari al massimo al 60% del prodotto interno lordo e un basso tasso di inflazione. Insomma, nel complesso, i leader europei ritennero che era sufficiente tenere a bada i conti pubblici, perché si superasse ogni difficoltà legata all'avere una sola moneta per tanti stati differenti. A Maastricht venne anche decisa l'istituzione della Banca Centrale Europea, nota anche come BCE, che sarebbe stata responsabile della politica monetaria. Ad oggi la BCE è l'unico organo europeo veramente federale, in cui cioè gli appartenenti non rappresentano i singoli stati, ma l'Unione nel suo complesso. Il 1 gennaio 1999 l'euro fu adottato in forma contabile, fissando i tassi di cambio delle valute di 11 dei 15 paesi membri. Le imprese potevano fare transazioni in euro sapendo che i tassi di cambio tra i paesi membri erano fissi e valori in euro apparvero nei conti bancari accanto alle valute nazionali. L'euro divenne quindi la moneta virtuale di 12 paesi. Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia dal 2000, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Portogallo. Dal 2002 l'euro diviene da moneta virtuale moneta corrente. Negli anni successivi la zona euro è cresciuta con l'adesione di Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia, Estonia. L'euro è inoltre adottato dal Stato della Città del Vaticano, San Marino, Monaco, Andorra, Montenegro e Kosovo, per un totale di 332 milioni di persone
che utilizzano l'euro per comprare beni, pagare conti e investire risparmi. Ripartiamo dunque dall'euro. L'euro è una moneta, una valuta, un qualcosa col quale noi oggi siamo in grado di comprare le stesse cose fornendo la stessa banconota o la stessa monetina in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania. Una comodità enorme, credo che tutti abbiano apprezzato il fatto di non avere più il cambio, andare in un paese vicino e dover cambiare le proprie lire in una valuta di cui non si capisce neanche esattamente qual è il valore. Ma attenzione, la valuta da secoli, la moneta, è un qualcosa che è strettamente legato allo Stato. Quando voi pensate allo Stato, che cos'è lo Stato? Cosa fa lo Stato? Lo chiedete ad un giovane che dà un esame del primo anno a giurisprudenza e vi dirà che lo Stato è quella entità che ha il potere di dichiarare la guerra, speriamo che non lo faccia, e di battere moneta. Battere moneta vuol dire stampare dei fogli di carta che effettivamente hanno nella vita economica un valore corrispondente a quello che c'è scritto sopra e decidere quanta stamparne, quale valore effettivamente dare a ciascuna di queste monete. Voi capite che insomma sono i soliti ignoti quelli che cercavano di avere dei pezzi di carta molto somiglianti alle lire e dare loro lo stesso valore, ma anche per la solidità della nostra vita e della fiducia reciproca, tutti noi abbiamo bisogno che quei pezzi di carta siano solo quelli di chi ha il potere di battere moneta. E quindi c'è un legame nella storia, nella finanza, nell'economia, tra l'esserci una moneta e l'esserci uno Stato. Uno Stato con la sua zecca che batte moneta, con la sua banca centrale che provvede concretamente a gestirla, con i suoi organi politici che decidono ad un certo momento che il valore che ha quella valuta nei commerci internazionali penalizza l'economia del paese e allora conviene alzarlo o abbassarlo nei rapporti con gli altri. Benissimo, diamo per scontate tutte queste cose, noi abbiamo fatto una moneta senza Stato. Noi abbiamo avuto la faustiana pretesa di riuscire a gestire una moneta senza metterla sotto l'ombrello di un potere caratterizzato da quei mezzi e da quei modi che sono propri dello Stato e che avevano sempre fatto ritenere che fossero le ragioni della forza, che poi è della credibilità che ciascuna moneta ha. Cioè, eravamo pazzi? Qualche esperimento nella storia c'era stato di monete senza Stato, di monete comuni, di unioni monetarie, ma per la verità non erano stati molto fortunati. Perché noi, quando ci siamo dotati di una moneta unica, abbiamo pensato che potevamo riuscirci in termini di unione e non facendo lo Stato europeo? Avevamo già costruito un mercato economico comune fortemente integrato, più o meno avevamo un assetto istituzionale che non era quello di uno Stato, ma certo era qualcosa di molto più robusto di quello che usualmente c'è a questo mondo, la Comunità Europea, l'Unione Europea col suo Parlamento, la sua Commissione, i suoi consigli. Abbiamo anche previsto di avere una banca centrale, però sapete come? Abbiamo deciso che trasferire a livello europeo quei poteri di sovranità economica che sono legati alla moneta era troppo
troppo, più di quanto ciascuno degli stati membri fosse disposto a fare. E allora ci siamo convinti, e abbiamo cercato di convincere il mondo, che sarebbe bastato coordinare le nostre politiche nazionali per avere quella zona, quella convergenza economica, quegli equilibri economici fiscali interni all'Unione Europea che servono a dare forza reale alla moneta. Non tutti ci hanno creduto. Molti economisti, specie americani, ci hanno detto: allora guardate che non ci riuscirete, non vi funzionerà. Se vi succede qualche problema che magari investe uno solo dei vostri paesi, non avrete gli strumenti centrali che per esempio noi negli Stati Uniti abbiamo, che può intervenire il governo centrale, riequilibrare con la finanza nazionale le difficoltà delle finanze locali. La vostra banca centrale, se non è la banca centrale di uno Stato, non può assolvere alla stessa funzione a cui assolve la banca centrale di uno Stato, che quando lo Stato lo decide diventa il pagatore senza limiti di ultima istanza. In realtà noi non abbiamo voluto credere a questi argomenti, abbiamo avuto fiducia nella nostra capacità di autocoordinarci e abbiamo addirittura stabilito dei vincoli nei nostri trattati che impedissero addirittura di aiutare chi era in difficoltà, e abbiamo previsto che l'Unione Europea non assuma la responsabilità degli impegni degli Stati, che la Banca Centrale non possa comprare direttamente i titoli pubblici dei singoli stati, che non ci possano essere facilitazioni creditizio finanziarie per i singoli stati. Insomma, moneta unica dell'Eurozona, ma ciascuno deve essere in grado di provvedere a se stesso. Era davvero difficile che funzionasse e ne abbiamo visto tutti i problemi. Bene. Dopo questa importante testimonianza, entriamo un po' nel merito di come quindi è fatta di quello che prevedono i trattati circa la Banca Centrale Europea. Consentitemi un attimo di riuscire a farvi vedere le slide che vi volevo far vedere. Ho dei problemi con il programma e non riesco quindi a mostrarvelo. Ecco qui, perfetto. Finalmente riesco. E fa più inviare. Fa più inviare questa cosa. Come mai? Non ho. Interrompiamo la condivisione, riproviamo. Eccoci qua. Bene, adesso vi mostro qualche cosa per quanto riguarda il funzionamento della Banca Centrale Europea e il suo funzionamento anche durante il periodo di crisi. Allora, innanzitutto, la Banca Centrale Europea, come sapete, è stata istituita dal Trattato di Maastricht, che le affida il solo mandato di controllare l'inflazione. L'articolo 127 del trattato stabilisce che l'obiettivo principale dell'eurosistema è di mantenere la stabilità dei prezzi, e l'articolo 2 specifica, senza nuocere all'obiettivo di stabilità dei prezzi, sostenere le politiche economiche generali dell'Unione Europea.
È interessante notare che il trattato dà alla BCE una libertà di definizione della stabilità dei prezzi e che il Consiglio dei governatori della BCE, dei governatori delle varie banche centrali, ha adottato una definizione quantitativa della stabilità dei prezzi, cioè la BCE si prefigge di mantenere l'inflazione misurata dall'indice di armonizzato dei prezzi al consumo su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo. Ora, sappiamo che questo obiettivo caratterizza le banche centrali, ma non è l'unico. Per esempio, nel caso della Fed, con il Full Employment and Balanced Growth Act del 1978, ricordato anche come Humphrey-Hawkins Act, la banca centrale americana fissa un dual mandate, un doppio obiettivo, stabilità dei prezzi e piena occupazione. Come è costruita la Banca Centrale Europea? Beh, la Banca Centrale Europea è un organo complesso e questo spiega anche la possibilità, per esempio, che ci possano essere delle fratture, anche se queste fratture difficilmente vengono palesate, tra i vari soggetti che compongono gli organi decisionali della Banca Centrale Europea. Alla testa della banca troviamo il Comitato Esecutivo, che è costituito esclusivamente da 6 componenti, indipendentemente dal numero di paesi che fanno parte dell'area dell'euro. Cioè è stato voluto proprio per stabilire che si tratta di un organismo che non ha la natura di una rappresentanza dei 6 paesi dell'euro. Quindi nessun paese può pensare di poter designare un componente del comitato di propria scelta. Il comitato esecutivo è un organo autonomo della banca e non deve agire in rappresentanza dei singoli paesi europei che aderiscono alla banca. Di conseguenza, nessun paese deve influire direttamente o indirettamente sulle decisioni prese dalla Banca Centrale Europea. Vale l'indipendenza della Banca Centrale Europea. Il Comitato Esecutivo prevede la partecipazione del Presidente, prima Mario Draghi, oggi Christine Lagarde, del Vicepresidente, prima Vitor Costanzi, oggi Luis de Guindos, e di altri 4 membri. Oggi ci sono Fabio Panetta per l'italiano, Yves Mersch, Lussemburgo, Isabel Schnabel, tedesca, e Philip Lane, irlandese. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Al fine di ribadire il principio di indipendenza del Comitato rispetto ai singoli paesi, è anche stabilito non solo che nessun governo degli Stati membri può dare istruzioni alla Banca Centrale, ma anche che ogni paese membro si impegna a non cercare di influire in maniera né diretta né indiretta né amichevole né autorevole sugli organi decisionali della banca. Il comitato esecutivo ha al di sopra un consiglio direttivo. Un consiglio direttivo che prende le decisioni maggiori in materia di politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha una struttura diversa perché ne fanno parte i 6 componenti del Comitato esecutivo, cui si aggiungono i governatori delle banche centrali nazionali dei paesi aderenti. E qui ricompare, sia pure in modo non esclusivo, una rappresentazione dei singoli paesi. È evidente che se i governatori, che sono ovviamente più di 6, formassero una compagine numerica unita, potrebbero mettere in minoranza il comitato esecutivo, ma si tratta di una circostanza poco prevedibile. È dunque discutibile se l'obiettivo di creare una banca centrale europea totalmente indipendente dai singoli governi sia stato raggiunto o meno. Molto dipende da come questi organi funzionano. E cosa fa la banca centrale? Deve fissare il cosiddetto tasso di interesse di riferimento, che è alla base di tutti i tassi di sconto dell'area dell'euro. Essa fissa anche il volume complessivo di liquidità ed ha quindi in mano il governo della politica monetaria di tutta l'area. Tuttavia, per ragioni di natura operativa, non è stata data la possibilità alla banca centrale
di agire in via diretta, cioè la Banca Centrale Europea fissa le direttive, ma poi sono le singole banche centrali nazionali a metterle in pratica. Quindi in questa struttura vi è una sorta di compromesso fra l'autorità della Banca Centrale Europea, che come organo almeno figurativo è stato creato come sovrano, e le singole banche centrali nazionali che hanno in mano l'esecuzione delle misure decise. Le direttive provengono dalla BCE, ma l'esecuzione passa per le mani delle banche nazionali, le quali quindi conservano una parte del loro potere. All'inizio, quando venne ideata la Banca Centrale Europea, l'allora governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, aveva l'idea di creare un autentico sistema a tre livelli. Al vertice la BCE, mentre le banche centrali nazionali dovevano trovarsi in posizione subordinata, così come le banche di credito ordinario sono subordinate rispetto alla banca centrale di ogni paese. Invece, il sistema che ne è venuto fuori è un sistema un po' ibrido, che in apparenza può sembrare centralizzato, mentre nei fatti, almeno sul piano esecutivo, tutto passa attraverso le decisioni delle singole banche nazionali. Questo è stato uno degli elementi che ha contribuito a rendere più complesso il meccanismo di trasmissione delle regole relative ai tassi di interesse della Banca Centrale Europea sui sistemi delle varie banche centrali riferite alle nazioni aderenti all'Unione Monetaria Europea, il che ha comportato una maggiore inventiva degli strumenti da adottare per la Banca Centrale Europea, soprattutto per governare la crisi globale, poi divenuta nota a partire dal 2010 come crisi dei debiti sovrani europei, ma su questo dovremo tornare, e che ha visto in particolar modo gli interventi di Mario Draghi, che hanno in parte creato dei precedenti inediti rispetto al governo monetario gestito dalla Banca Centrale Europea. Durante la crisi, tutte le banche centrali sono state obbligate a porre in essere misure non convenzionali per sostenere l'economia. Indipendentemente dal loro mandato, esse hanno dovuto mettere al centro della propria azione la stabilità finanziaria. La prima fase della crisi fu caratterizzata da panico e fuga che investirono le banche negli Stati Uniti, ma non solo. Questo generò una sfiducia che determinava una situazione in cui le banche non si concedevano più prestiti. Dal punto di vista del sistema economico complessivo, ci si trovava comunque in Europa in una situazione in cui l'inflazione era intorno al 2%. Nel momento in cui si ha un crollo di liquidità, le banche tendono a non prestarsi più denaro tra di loro, ed è in questo periodo che la BCE aumenta molto i suoi prestiti alle banche. Siamo tra il 2008 e il 2010. La seconda fase della crisi, tra il 2011 e il 2012, investe invece i debiti sovrani. Le perdite bancarie vengono in qualche modo compensate dagli operatori finanziari attraverso tentativi di ottenere dei proventi finanziari speculando sui titoli dei paesi con debiti pubblici maggiori. E questo è quello che spinge in alto i rendimenti delle obbligazioni pubbliche a 10 anni. In particolar modo i rendimenti dei paesi che hanno debiti pubblici maggiori. E
In questa situazione si assiste tra l'altro a una situazione in cui le banche non falliscono ma riducono il credito e si viene a vivere in Europa una prima situazione di difficoltà rispetto al ruolo della Banca Centrale Europea che da statuto non può intervenire per ridurre i rendimenti dei titoli di debito pubblico andando ad acquistare i titoli di debito pubblico che all'emissione rimangono invenduti. Ed è in questa fase che oltre alla riduzione dei tassi ufficiali di sconto, che come vedete da questo grafico comunque sia non sempre vengono immediatamente recepiti dalle banche di tutti quanti i paesi dell'Eurozona, è in questo contesto che la BCE adotta due misure particolari. L'outright monetary transaction, messo in cantiere nel 2012, e il vero e proprio quantitative easing, dichiarato a metà del 2014 e lanciato nel 2015. Durante l'estate del 2012, i rendimenti dei titoli del debito pubblico italiano e spagnolo in particolare subiscono forti pressioni speculative. L'eventualità di un default e di un'uscita dalla moneta unica tende a concretizzarsi. In luglio, quello che sarà ricordato come uno dei momenti chiave della presidenza della BCE, sarà il discorso pronunciato da Mario Draghi a Londra, con le parole famosissime «whatever it takes». Voglio rivolgervi un altro messaggio. Pur rimanendo nei limiti del suo mandato, la BCE è pronta a fare qualsiasi cosa sia necessaria a preservare l'euro. E credetemi, questo sarà sufficiente. Una dichiarazione che viene letta come un impegno della BCE ad operare sul mercato dei titoli sovrani e quindi, se necessario, di estendere il proprio mandato agendo in quanto prestatore di ultima istanza per i paesi della zona euro in difficoltà. E questo ha sortito l'effetto di calmare soprattutto le spinte speculative. Rimaneva un altro problema, che è la stretta creditizia che soffocava soprattutto le economie periferiche, perché la trasmissione della politica monetaria alle famiglie e alle imprese tendeva a non funzionare più. Cioè la riduzione dei tassi di interesse non si trasmetteva al di fuori delle relazioni fra istituti di credito. Nonostante ci si trovi di fronte a a un ridimensionamento della crisi, in Europa ancora nel 2014 si vive una fase di recessione. Una recessione che comporta pressioni al ribasso sull'inflazione che perdurano ancora oggi e che creano questa particolare situazione di deflazione. Qual è stata quindi la risposta della BCE per riportare fiducia e riattivare la circolazione del credito? Non ci si è fermati solamente alle outright monetary transaction, ma si è andati verso il vero e proprio quantitative easing. Per cui la BCE, oltre a impegnarsi a comprare un numero limitato di titoli sovrani dei paesi in difficoltà, ha creato un programma che è la versione europea del quantitative easing lanciato già dalla Federal Reserve. Voglio chiarire una cosa, che la semplice possibilità di accedere alla protezione della BCE con il programma OMT, Outright Monetary Transaction, ha da allora preservato i paesi della cosiddetta periferia dagli attacchi speculativi e nessun paese ne ha più subiti fino appunto al discorso di Lagarde del marzo 2020, che passerà la storia come una sorta di contro
whatever it takes, e che probabilmente ha creato delle condizioni che mettono in luce un limite costitutivo della Banca Centrale Europea, la quale, non formalizzando la possibilità di un intervento diretto a sostegno dei titoli di debito pubblico, rimane appesa all'abilità linguistica, direi, del banchiere centrale. Il secondo programma non convenzionale attuato dalla BCE comincia nel gennaio del 2015. L'obiettivo è proprio quello lì di riportare l'inflazione ad un livello del 2%, ma paradossalmente non per abbassarla, ma per alzarla, perché ci si trova ormai in una situazione di deflazione. Di fronte a, non solo a tassi di inflazione prossimi allo zero, ma anche a un serio deterioramento delle aspettative dell'inflazione futura, la BCE ha annunciato l'inizio di un programma massiccio di acquisto di titoli sovrani, e il piano è stato avviato nel marzo dello stesso anno, acquisto sui mercati secondari, con l'acquisto di 60 miliardi di titoli sovrani al mese, inizialmente previsto solo fino a settembre 2016. Il piano di espansione monetaria ha immediatamente indebolito l'euro e migliorato la competitività delle imprese europee, ma non ha avuto un impatto realmente significativo sull'inflazione. Qui vedete la misura di quantitative easing che contribuisce a contenere le obbligazioni, i rendimenti delle obbligazioni pubbliche a 10 anni, cioè gli spread, ma se andiamo a vedere sia le condizioni del credito sia i livelli dell'inflazione, notiamo che le condizioni di credito effettivamente tendono a migliorare dopo il 2015 in termini di tassi di interesse, ma non sono solo i tassi di interesse quelli che regolano il costo del credito, esistono anche le garanzie che vanno in qualche modo prese in considerazione quando si valuta la situazione del mercato del credito. L'inserimento, diciamo, la presenza di quantitative easing ha creato comunque sia una ripresa degli impieghi, anche se non si tratta di cifre che coinvolgono tutte le tipologie di imprese e in tutti i paesi dell'Eurozona, questi sono dati aggregati, nel caso italiano la situazione è sempre stata più grave. E come vedete, se andate ad a guardare le varie misure che ci danno un'idea del livello di crescita dei prezzi, la situazione, guardate soprattutto l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, la linea blu, è sì in una fase di crescita, ma è ancora sotto il 2%, è pari all'1,3% nel 2017. Entriamo però nel vivo delle misure che costituiscono il quantitative easing e che sono quantomeno servite ad una ripresa del prodotto interno lordo attraverso il sostegno delle esportazioni grazie al deprezzamento dell'euro. All'inizio del 2016 la BCE ha messo in campo in particolar modo tre misure fondamentali: tassi di interesse negativi sulle riserve eccedentarie presso la BCE stessa. Si tratta quindi di una tassa imposta alle banche che decidono di lasciare il capitale inattivo e depositato presso la banca centrale. Secondo, un aumento del ritmo di acquisti del programma del quantitative easing
che passa 80 miliardi di euro al mese fino alla fine del 2017, e questo vedete contribuisce agli impieghi nella zona, all'incremento, alla tenuta degli impieghi bancari nella zona dell'euro, e un nuovo programma di finanziamento a lungo termine per gli istituti finanziari, il Long Term Refinancing Operation, LTRO, a tassi nulli e negativi, sovvenzionando gli istituti di credito che prendono in prestito e al contempo tassandoli se lasciano i fondi inoperosi. La BCE ha così esaurito, la BCE di Draghi, il proprio arsenale di armi destinate a incoraggiare l'offerta di credito. L'efficacia è stata comunque limitata, poiché ci troviamo in una situazione di trappola della liquidità in molti dei paesi dell'Eurozona, in particolare in Italia, e l'unico canale che è stato attivato abbastanza da ricondurre le economie fuori dalla recessione è stato il canale delle esportazioni, il canale estero, che tuttavia esattamente nel corso del 2019 ha cominciato a esaurire la sua spinta propulsiva, perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha iniziato a introdurre dei dazi che hanno in qualche modo controbilanciato i vantaggi competitivi determinati dal deprezzamento dell'euro successivo all'espansione monetaria annunciata nel 2014, che ha sorretto la crescita economica dei paesi in maggiori difficoltà all'interno dell'Eurozona nel corso degli anni successivi fino al 2017. Ci manca a questo punto di ascoltare il punto di vista di Mario Draghi, un punto di vista estremamente importante ancora oggi, che non è più presidente della Banca Centrale Europea. L'articolo pubblicato qualche giorno fa dal Financial Times, che citavo prima, è stato preso in considerazione non solo dagli operatori finanziari, ma persino dai membri del Consiglio esecutivo della Banca Centrale Europea. Chiaramente un elemento di discussione anche interno alle altre istituzioni europee che si trovano a stabilire un piano di intervento che capiremo se condurrà o meno alla possibilità di una monetizzazione del debito pubblico attraverso l'emissione degli eurobond, oppure creerà delle tensioni tra paesi della area dell'euro periferici e paesi centrali. Quindi terminiamo questa nostra lezione con l'ascolto di una lectio magistralis tenuta da Mario Draghi alla fine del 2019 presso l'Università Cattolica, e ascoltiamola con grande attenzione. A prenderla. Scusatemi. Vediamo se riusciamo.
giornate. Se riesco. Time, e accediamo azione. Siamo qui, andiamo a noi, cerchiamo di ricondividerla. Io direi che a questo punto possiamo procedere in questa maniera. Io interrompo questa mia lezione qui e vi mando il link dove poter vedere il video della lezione di Mario Draghi che vi aiuterà molto a comprendere anche il dibattito relativo alle misure di politica economica che stiamo vivendo in questi giorni. Domani continuiamo le nostre considerazioni a riguardo. Per ora vi saluto.